Il 7 settembre si celebra la seconda giornata internazionale dell'aria pulita e dei cieli blu, World Cleaner Day for Blue Sky. Il tema del 2021 è aria sana e pianeta sano. L'obiettivo è quello di lottare per la tutela della salute umana e planetaria, per lo sviluppo sostenibile e per il cambiamento climatico. È un invito a tutti i docenti della disciplina dei diritti umani da parte dell'ONU a celebrare la giornata al diritto all'aria pulita. Quest'anno abbiamo appreso attraverso la pandemia quanto sia importante respirare aria pulita e non inquinata. Continuando con l'aumentare dell'inquinamento atmosferico, uno studio australiano ha individuato nel 2050 l'anno d'inizio del collasso degli ecosistemi della Terra, con l'aumento della temperatura globale di 3 gradi per raggiungere 5 gradi nel 2100. Ciò comporterebbe la distruzione dell'umanità e della Terra. Di conseguenza, ogni azione che comporta l'inquinamento è considerato un crimine non solo contro l'ambiente, ma contro la stessa umanità. L'aria che respiriamo è una fonte importantissima per la nostra salute. Si è infatti parlato, vista la situazione pandemica che stiamo vivendo, di dare relativa importanza e di assicurare agli studenti la salubrità dell'aria nelle aule e quando occorre la reazione degli ambienti per evitare i contagi. L'invito da parte dell'ONU per le scuole è quello di far riflettere gli studenti sulle azioni quotidiane da svolgere per non inquinare l'ambiente ed inoltre potranno realizzare un piano strategico per l'aria pulita, per il cielo blu, sulla propria città. Questa potrà essere inviata alle autorità comunali che possono recepirne la proposta. Il professor Telmo Pievani, del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, a tal proposito conferma che servirebbe un'azione politica che azzeri il debito ambientale che lasceremo ai nostri eredi, cioè è un eccidio contro l'umanità.